che in realtà cosa fanno? Nascondono comunque la realtà del dominio di classe. Certo. Questo è alla fine la tradizione della famosa formula di Montesquieu. Ma non solo. Dove c'è un governo che comanda e un Parlamento che ha la funzione di controllore. Questo non c'ha nulla a che vedere con la Repubblica parlamentare che è scritta nella nostra Costituzione. Quindi chi invoca per parlare di noi o degli assetti che dobbiamo prendere, la separazione dei poteri, sappiamo che cosa ci vuole raccontare. No? E quindi i nessi fra governo, Parlamento e magistratura, i tre poteri, nella Costituzione nostra, sono di tutto altro tipo e non bypassano l'analisi dei rapporti sociali, dei rapporti di classe. Questa è la differenza fondamentale. Poi ovviamente ci sono anche dei problemi su cui non possiamo, ora non voglio farne a lungo su questo, però per esempio ci sono degli elementi ambigui, oltre che delle cose che potrebbero essere corrette in senso avanzato, no? Dalla condizione della donna, che non è proprio di tutto, no? Emancipatoria in tutti gli articoli, o la figura del capo dello Stato, di cui abbiamo discusso anche, la figura del capo dello Stato è ambigua nella Costituzione. Questa ambiguità permette a, in ultimo, ma non è stato il primo, a un Giorgio Napolitano di dire: io sono dentro i limiti della Costituzione, formali probabilmente sì, sostanziali no, davvero. No? Vabbè, l'ho fatta super lunga, chiudo, avrei voluto fare tutto un altro pezzo su... Ti posso chiedere una cosa, visto che stai arrivando alle conclusioni. Tutto questo si inquadra dentro quel discorso che ti facevo, che c'è in corso un attacco eversivo proprio nei confronti, quindi che... Perché noi dobbiamo arrivare a capire questo, perché anche la riunione... Era la seconda parte che dovevo fargli, ma proprio, non pensavo che mi occupasse tutto questo tempo. Che si arrivasse a questo, perché noi vogliamo arrivare proprio, cioè ci siamo rotti veramente i maroni, e qui bisogna fare i partigiani, sennò si schiera dalla parte giusta. Cioè, prova a dire in 5 minuti questa cosa dal mio punto di vista. Bisogna arrivare a questa denuncia. Ma scusami un intervento, così la incolliamo, no? Giacomo, se non volessi dire qualcosa? Sì, ma... Aspetta, no, adesso finisce questa cosa. Si fa il giro degli interventi. 5 minuti solo per precisare questa cosa, che appunto era poi... Volevo ricordare alcuni pezzi importanti dell'impianto costituzionale per arrivare a questo, no? Allora, si è detto che l'eversione anticostituzionale è cominciata il giorno dopo la promulgazione della Costituzione, ok? Ora non so di fare la storia d'Italia, certo, ovviamente, però noi dobbiamo tutti, da compagni, sapere che bisogna ricominciare a studiare la storia seriamente, non la storia delle battaglie, ma perché senza la storia non capiamo nulla. Quindi. Però, indubbiamente, con tutti gli intrecci di questioni nazionali, di equilibri internazionali, eccetera, 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 la storia d'Italia anche qui è emblematica. È emblematica perché al 68 si è risposto con le bombe in Piazza Fontana e con tutte le successive, no? E perché l'attuazione costituzionale è stata così faticosa, perché è stata combattuta dalle forze conservatrici e reazionarie del nostro paese a tutti i livelli, no? E in particolare l'eversione ha avuto un salto di qualità alla fine degli anni 70. Quando? Perché appunto noi dobbiamo capire che è organico il disegno della Costituzione, è organico, sempre più organico e organizzato, sempre più organica e organizzata la lotta alla Costituzione che hanno fatto i nostri avversari di classe, e quindi capire anche come è organico il salto di qualità di questa aggressione che si struttura alla fine degli anni 70. Che comincia nelle fabbriche, no? Allora, che sostanzialmente potremmo dire, molto anche se schematicamente, è la capacità che le frazioni dominanti della borghesia hanno ad un certo punto di rimettere i rapporti di forza pienamente a proprio favore. In fabbrica, dico fabbrica per dire luoghi di lavoro, perché non è sulla fabbrica, in fabbrica cos'era successo dall'autunno caldo agli anni successivi, che era stato messo in discussione non solo le richieste salariali che
come chiunque abbia fatto un po', no, di studi a scuola sa che se c'è più salari c'è meno profitti, detto un po' volgarmente, la massa dei profitti perlomeno si riduce, no? Ma le lotte operaie collegate con le lotte nel mondo del sapere e collegate con le lotte nei territori, perché c'erano i consigli di fabbrica, ci ricordava sempre D'Albergo, c'erano i consigli di fabbrica collegati con i consigli di zona, esatto, no? E se non si capisce questo intreccio, è questo che ha fatto paura alla borghesia, no? Allora, rispetto a questa capacità conflittuale, diciamo, delle classi subalterne, di un'istituzione generica, a un certo punto le frazioni dominanti della borghesia hanno avuto la capacità di riorganizzarsi e hanno tentato di dare una doppia risposta. Innanzitutto a cosa? Alla loro crisi interna, alla crisi interna al capitale. Negli anni 60 scoppia una gravissima crisi, la dico con la terminologia adeguata che quella che usa Gianfranco Pala, da eccesso di sovrapproduzione di merci e di capitali, globale. Rispetto a questo la borghesia deve cercare, e la cerca in vano perché quella crisi che si è aperta nei 60 è la stessa in cui siamo dentro oggi, deve cercare di uscirne in qualche modo e quindi deve trovare una risposta, deve reagire. E deve reagire, le due cose capite che sono intrecciate, anche alla accresciuta capacità conflittuale del movimento operaio inteso in senso ampio, certo, non solo il movimento delle fabbriche, ma della conflittualità sociale estesa che si era sviluppata tra il 68 e la metà degli anni 70. E quindi deve iniziare una ristrutturazione che si fa piano piano progressivamente più organica. Quindi parte dalle fabbriche, con per esempio l'introduzione di determinate tecnologie, di tecnologie organizzative, per riposizionare i rapporti di forza sui luoghi di lavoro, a favore del capitale ovviamente, delle direzioni di impresa, e poi man mano si estende e si organizza appunto a un livello sempre più organico, no? Per cui non c'è il tempo di fare questa storia, però questa è la storia che si sviluppa e che dentro cui va letta anche la cosiddetta crisi del welfare, certo, e delle politiche keynesiane. Non è che a un certo punto Keynes è passato di moda, no? Ammesso e non concesso che del 45-75 siano state fatte politiche puramente keynesiane, non concesso dal mio punto di vista. Ammesso e non concesso che quei 30 anni cosiddetti gloriosi nelle scienze sociali dal 45 al 75 possano essere chiamati anni del compromesso fordista e di pace sociale. Ma quale pace sociale se c'è stata dall'inizio della preparazione del 68 e come minimo, no, la fase finale, certo. Quindi tutta questa roba però la trovate nei libri, capito? Per cui è difficile, cioè nel senso che accettare, cioè riuscire a trovare un modo diverso per interpretare queste cose, perché diventa luogo comune non solo del dibattito pubblico ma anche del cosiddetto dibattito scientifico, quindi alla fine non si capisce niente, no? Allora, in realtà la questione è molto più contraddittoria, come non è vero che si può parlare oggi di neoliberismo al singolare, perché i neoliberismi sono tanti. Dentro il neoliberismo cosa c'è? C'è di nuovo il keynesismo di guerra, che non ha mai smesso, perché il complesso militare industriale degli Stati Uniti e non solo viene pagato con i soldi pubblici dei contribuenti, quindi dallo Stato federale, e c'è quando serve, lo Stato serve, no? Per salvare le imprese troppo grandi, too big to fail, troppo grandi per fallire dell'ultima crisi, meglio, dell'ultima manifestazione della crisi, che è sempre la stessa crisi dell'eccesso di sovrapproduzione di merci e di capitali negli anni 60, l'ultima manifestazione che chiamiamo erroneamente crisi finanziaria, no? Per coprire i buchi prodotti dagli speculatori immobiliari e non solo, si sono usati i soldi dei contribuenti, no? Alcune dovevano fallire e le abbiamo fatte fallire, altre non potevano fallire e si sono usati i soldi nostri, con i soldi degli altri, un altro libro di Luciano Gardini, a queste cose. No? Quindi, quello che dobbiamo capire è che, semmai è interessante su questo, e chiudo, fare uno studio comparativo, che ancora non c'è molto, però nel caso italiano è sicuramente così. C'è,
Cioè la reazione della borghesia, se fatta velocemente, una reazione di tipo organico, generale, che ha messo insieme i vari, e su questo la borghesia, come scriveva Marx, quando si sente in pericolo agisce come una massoneria e dismette, dismette i suoi conflitti, certo, tra le frazioni, certo, e la capacità di unirsi, certo, cosa che i comunisti invece non hanno ancora imparato a fare, nonostante tanti tragedie e tanti strati armati. Ma insomma, e quindi ha avuto la capacità di commissione trilaterale, no? Il famoso convegno sulla crisi della democrazia, dove negli anni 70, con l'introduzione dell'edizione italiana di Umberto Agnelli, esatto, no? Si diceva che sostanzialmente che il problema è che c'era troppa democrazia, significativamente nel caso italiano, sì, che troppa democrazia l'economia non funziona. Sì, no? I comunisti quindi ammazzano. No? E quindi, lasciando perdere tutto questo, noi dovremmo capire come, perlomeno nel caso italiano, bisogna fare delle comparazioni poi più complesse che non sono in grado di proporvi, però nel caso italiano questa reazione è stata di tipo organico, cioè è stata portata avanti dentro i luoghi di lavoro, certo, sul piano dello scardinamento costituzionale, a cominciare proprio da cose che passano inosservate, su cui invece Salvatore era ben attento. L'istituzione della legge finanziaria è del 1978. La legge finanziaria, che ora si chiama in un altro modo, ma è sempre la stessa roba, è incostituzionale. Perché la nostra Costituzione, scusate se vi schematizzo, ci dice, si parte, nel discorso delle autonomie che abbiamo fatto prima, dalla rilevazione e da una selezione in termini di priorità, non in termini di esclusione, dei bisogni sociali. Rispetto a questi bisogni sociali, lo Stato, comunità, la collettività danno risposte. No? Questo è l'impianto della Costituzione. L'impianto della legge finanziaria ci dice, prima viene il budget, prima il pareggio di bilancio, si direbbe oggi, lì si usava in 78 un altro linguaggio, e poi si vede a cosa si risponde e a cosa no, no? Quindi, già da lì, stiamo parlando del 1978, non sto parlando del 98, sto parlando del 78, si capisce come la reazione della borghesia imprenditoriale nei luoghi di lavoro si collega immediatamente a una reazione sul terreno della lotta istituzionale e politica, no? E così come si collega alla completa revisione di cosa voglia dire proteggere i diritti sociali. Quindi la morte di Moro ha anche questa ricaduta sulla trasformazione della legge finanziaria in legge finanziaria? Beh sì, allora, non so se è ricaduta, sì, ma la connessione c'è. Sì, e Moro era contrario. Infatti inizia in quel periodo la trasformazione dell'IRI. C'è un discorso fatto di Petrilli, che era il capo dell'IRI, uomo messo non dalla sinistra, diciamo, neanche democristiano, un uomo proprio che entrava dentro nel gioco, era dentro la trilaterale Petrilli, no? Era dentro in questo gioco di trasformazione dell'IRI, che era portatore, diciamo, di contraddizioni rispetto all'industria privata, no? Perché la programmazione economica fatta dal governo confliggeva con gli interessi degli Agnelli e di tutti i privati. Allora Petrilli introduce quel discorso di modificazione delle partecipazioni statali, che devono essere progressivamente indirizzate secondo un'ottica privatistica. E chi è il grande teorico che elabora il piano? Prodi. Nell'82, cazzo, mette giù il progetto generale, guarda caso, no? I social traditori, no? Come mettono in funzione certi soggetti. Quello che appunto poi, durante il rapimento Moro, fa la seduta spiritica e viene fuori il nome Gradoli, che poi non è Gradoli, vuol dire grado 51, secondo la massoneria, perché il livello del rapimento Moro è rimano al 51esimo grado della massoneria, che sono le urloge, le super logge massoniche di gruppi ristrettissimi. Questo circolo è molto preparato. quindi chiudo davvero. L'organicità riguarda appunto tutti i settori, quindi c'è un attacco eversivo a tutti i livelli, dai luoghi di lavoro all'organizzazione, alla Costituzione,
lo statuto dei lavoratori del 1970, ce lo ricordiamo, certo, no? Certo. Ed è una delle cose che vengono subito attaccate, e anche e su questo non scordiamoci, però un elemento che poi su cui concludo, che non sono solo i rapporti di forza materiali, cioè il potere, la capacità di esprimere un rinnovato potere da parte della borghesia sul piano materiale, ma anche sul piano ideologico, ideologico nel senso del gramsciano qui, no? Cioè delle idee e dei valori, no? E non dobbiamo sapere da marxisti con Gramsci che queste due cose sono collegate e che la struttura determina in ultima istanza la sovrastruttura marxianamente, ma Marx stesso riconosceva che la sovrastruttura ha delle ricadute sulla struttura stessa, se no Marx non ci avrebbe mai detto che la differenza tra plusvalore assoluto e plusvalore relativo e l'uso che se ne fa è condizionato da un elemento tanto sovrastrutturale come una legge sulla, che limita la durata della giornata di lavoro. Esatto. Non so quanto il tema è presente, però non mi ci posso mettere, però Marx stesso sapeva benissimo che le sovrastrutture, si dice oggi, cioè, hanno un feedback sul funzionamento delle strutture, quindi che i rapporti sociali di produzione condizionano le forze produttive in qualche maniera, no? Quello che Panzieri ha detto a suo tempo esplicitamente, uno dei pochi meriti dell'operaismo degli anni 70. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che si è dispiegato un attacco dalla fine degli anni 70 che continua tutt'oggi, quindi che siamo quasi 40 anni sotto attacco, no? Ed è un attacco che si è fatto progressivamente sempre più organico, pur nelle contraddizioni della borghesia, nelle contraddizioni interimperialistiche, nelle contraddizioni intraeuropee, nelle contraddizioni insite nel modo di produzione capitalistica, perché il capitale comunque non è riuscito ad uscire da questa crisi e probabilmente non ne uscirà. L'ultima crisi, che è una crisi che si manifesta sul piano finanziario, cioè delle bolle immobiliari scoppiate, non è altro che una crisi di sovrapproduzione. Non solo è figlia della madre di tutte le crisi, quelle che si è aperte negli anni 60, ma è innanzitutto una sovrapproduzione di immobili. Cioè se non si capisce questo marxianamente, non si capisce come mai a un certo punto, e invece così dicono i telegiornali, gli economisti borghesi, a un certo punto è venuta meno la fiducia, cioè, questo fantasmino. le categorie che però ci spiegano anche a noi, perché quando una menzogna di General Goebbels viene detta 100 volte, 1000 volte, cioè diventa una verità nella nostra testa, noi siamo abituati anche noi a dire i mercati. Che sono i mercati? I mercati sono un meccanismo regolativo, si dice nelle scienze sociali. Ci sono degli attori nei mercati. Conto io nel mercato, ammesso che avessi un bot, non ce l'ho, che ho un bot, no. Il mercato viene governato dagli investitori istituzionali, cioè dalle grandi holding. C'è una finanza, e qui c'è i limiti della prospettiva socialdemocratica, come anche quella di Gallino. C'è un dominio della finanza ormai sull'economia reale, no? Per cui anche nei film americani, no? Si vede lo speculatore cattivo e si dice ai vari ai grandi attori americani, fanno dire io non produco niente, no? Quindi sono, mentre cioè, ci viene affidata di nuovo quest'altra prospettiva dove c'è un'economia cattiva che è quella degli speculatori, sì. O della finanza, e poi l'economia buona è